Good morning, roleplayers! Benvenuti alla nostra rubrica quotidiana di persone, storie, emozioni e sì, perché no, anche di giochi di ruolo. Prendi il tuo caffè, il tuo cappuccino, la tua brioche e accomodati qua accanto a me, c'è un posticino giusto per te. Ieri sera, disastro. Tornando dalla live che abbiamo fatto io e Sofia su Mars Colony, mi sono reso conto, solo arrivando a casa, di aver perso le chiavi di casa. O meglio, apparentemente di averle perse. Poi, usando un pochettino il cervello, mi sono reso conto che forse le avevo dimenticate. Niente proprio di meno che appese alla porta di entrata di casa, lasciate su sulla serratura. Sono proprio furbo, eh? Doveva succedere prima o poi, non era ancora mai successo a Verona. A casa dei miei, sì, parecchie volte, però doveva succedere. Ecco, questo... Poi io come ho risolto? Ho risolto che ho dovuto all'1:30 di notte, perché sono andato a cercare in tutti i posti, ho sentito Sofia per chiederle se sono cadute a casa sua, eccetera, eccetera. Alla fine ho dovuto citofonare all'1:30 di notte a un vicino, che sapevo era in casa, e... farmi aprire la porta d'entrata del giroscale del condominio, insomma, no? Perché il problema era lì, perso le chiavi, non potevo entrare. Se qualcuno usciva a quell'ora strano, lasciava la porta socchiusa per sbaglio, probabilmente non avrei disturbato nessuno, sarei riuscito ad entrare, però non è successo, ahimè. E questo mi fa pensare quanto, diciamo, vivere da soli, perché è il mio primo anno quasi, fra un mese è un anno che vivo da solo a Verona, e di quanto vivere da soli sia, per i primi tempi, sia un'impresa, insomma, è qualcosa di diverso, sicuramente un'esperienza stimolante. A me piace il cambiamento, piace la novità, piace la sfida, l'ho sempre apprezzata, anche sul lavoro mi piace cambiare e quindi non ho paura delle cose nuove, e mi sono cimentato in questa cosa che molti di voi probabilmente hanno fatto, credo tutti, se non siete ancora a casa con i vostri genitori, e credo che tutti l'avete fatto prima o poi, siete dovuti andare via di casa, farvi una vostra vita da soli, con qualcuno, con amici, con il compagno o la compagna, insomma. Avete sicuramente affrontato prima o poi la questione, e sicuramente, a meno che non siate veramente super bravi e diligenti e preparati e completamente autonomi, cosa che io non ero, avete dovuto fare, come dire, un corso accelerato autodidatta di come si vive da soli. Imparandolo, semplicemente cercando di superare la cosa. E quindi mi rendo effettivamente conto che non c'è più la vicina che conosco da quando sono nato, che nel caso tira via le chiavi dalla porta e le appoggia sul mobiletto vicino alla porta d'entrata, oppure le tiene finché non sente mia mamma che arriva a casa, quindi suona alla porta e le dice: guarda, tuo figlio ha dimenticato le chiavi. Oppure i miei genitori stessi che tornano a casa, vedono le chiavi appese, le tirano dentro e poi mi tirano le orecchie quando torno a casa. Oppure un possibile accesso secondario al condominio che mi permette, in molti condomini c'è, che mi permette di entrare senza le chiavi e arrivare alle chiavi effettive. Cioè, non ho più questa cintura di sicurezza. Ora o sono fuori o sono dentro. E a me dispiace solo per il mio povero vicino, perché io potrei farne anche tesoro di questa esperienza e tenermi un attimo sveglio, un po' di più. Però il mio povero vicino si è dovuto svegliare all'1:30 per questa mia dimenticanza. Gli offrirò una bottiglia di buon vino rosso del Trentino, molto volentieri, se lo becco di nuovo lo farò. E voi come me, che avete, se avete avuto l'esperienza di vivere da soli o comunque di andare a vivere fuori casa e dover reimparare tutto, o imparare cose nuove, perché questo succede, voi com'è che l'avete vissuta? Noi ci sentiamo la prossima settimana, lunedì, sia con Good Morning Role Players che
con la mia nuova rubrica Players on the Road. Quindi state sintonizzati e rock and roll play.